Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Voi lo trovate inquietante, vero? Ma è questa la vera essenza dell'industria bancaria. Fare di tutti noi, sia che siamo nazioni o individui, schiavi del debito. Questo messaggio è per tutti quelli che vedono in questa maschera un simbolo di resistenza. Abbiamo bisogno di voi. Lo Stato ci ha dichiarato guerra, una guerra sporca, e abbiamo deciso di resistere. Non ti voglio ascoltare. Non mi vuoi ascoltare? Perché non mi vuoi ascoltare, Raquel? Perché sono uno dei cattivi. Ti hanno insegnato a distinguere il bene dal male. Ma se quello che stiamo facendo noi lo fanno altri, ti sembra che sia giusto? Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha creato da nulla 171.000 milioni di euro, dal nulla. Proprio come stiamo facendo noi. Però alla grande. 185.000 nel 2012. 145.000 milioni di euro nel 2013. Sai dove sono finiti tutti quei soldi? Alle banche. Direttamente dalla zecca. Ai più ricchi. Qualcuno ha detto che la Banca Centrale Europea è una ladra. Iniezione di liquidità l'hanno chiamata. E l'hanno tirata fuori dal nulla, Raquel. Dal nulla. Cos'è questa? Non è niente, Raquel, è carta. È carta, lo vedi? È carta. Io sto facendo un'iniezione di liquidità. Ma non alla banca. La sto facendo qui. Nell'economia reale. Di questo gruppo di disgraziati, perché è quello che siamo, Raquel. Per scappare da tutto questo. Tu non vuoi scappare, ti sembra che sia giusto? Red or blue? Conoscete l'espressione cacciarsi nella tana del lupo? Juggler from Swedish television. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically no. Well, technically no. We cannot run out of money. We have ample resources for coping with all our emergencies. So I think this is the only answer I can give you.
La bottega di Mefistofele. Presidente Draghi, io le parlo da italiano, cioè da cittadino di un paese fondatore dell'Unione Europea, che ricordo è anche il terzo paese tra i contribuenti, contributore dell'Unione. Sono 25 anni che l'Italia fa registrare un avanzo primario, per cui la storia che gli italiani abbiano vissuto al di sopra delle loro possibilità è una balla colossale, probabilmente inventata dai banchieri tedeschi o francesi. Se abbiamo un passivo ogni anno è solo grazie agli interessi di un debito pubblico che è cresciuto a dismisura, specialmente negli anni Ottanta, grazie a tassi di interesse anche del 10%, quindi un vero e proprio strozzinaggio. In questo modo assurdo siamo arrivati a 2.300 miliardi di debito pubblico, sul quale fino ad ora gli italiani hanno pagato 3.500 miliardi di debito di interessi, quindi una volta e mezzo il debito stesso, un vero e proprio scandalo. Ora questo debito pubblico lo comprano le banche europee, lo comprano anche le banche tedesche, le banche francesi, e lo comprano anche con denaro prestato dalla BCE a interessi bassissimi, a tasso di interesse bassissimo e senza nessuna condizionalità, il che ha permesso a queste banche di speculare proprio verso quei paesi ad alto spread. E lo comprano però purtroppo anche con denaro creato dal nulla, semplicemente aggiungendo quindi degli zeri ai computer. Il problema però è che questi interessi i cittadini italiani li pagano con l'economia reale, le pagano con il sudore reale, non con un sudore inventato dal nulla. Però questo sistema sembra accontentare tutti, le banche sono contente perché di fatto speculano tranquillamente facendo rientrare i propri capitali, si accontentano gli stati che piazzano i loro titoli di Stato, purtroppo a pagare è l'economia reale. Sono qua, Presidente. A pagare l'economia reale sono quelle piccole e medie imprese, quelle aziende che non hanno più accesso al credito, e dove non c'è accesso al credito cresce la disoccupazione. La disoccupazione in Unione Europea ha raggiunto livelli spaventosi proprio in quei paesi dove è cresciuto il debito pubblico, sto parlando di Grecia, di Spagna e immancabilmente purtroppo anche di Italia. Ora, se leggiamo l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si dice che oltre alla stabilità dei prezzi, lei ha detto che questa sostanzialmente è stata raggiunta, la BCE deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, cioè combattere la disoccupazione e promuovere una crescita economica equilibrata. Allora la mia domanda è, la BCE ha davvero intenzione di combattere la speculazione finanziaria? La BCE ha davvero intenzione di agire in maniera mirata e differenziata per azzerare gli spread dei singoli Stati membri? La BCE ha davvero intenzione di azzerare il meccanismo dello spread che distrugge l'economia di Stati membri come l'Italia e immancabilmente distrugge o indebolisce irrimediabilmente anche l'Unione Europea stessa? Siamo sotto attacco. Questa non è più una rapina, né un attacco al sistema. Questa è una guerra. Agisci di conseguenza.
se controlli il debito, controlli tutto quanto. Voi lo trovate inquietante, vero? Ma è questa la vera essenza dell'industria bancaria. Fare di tutti noi, sia che siamo nazioni o individui, schiavi del debito. Chiavi del debito. Chiavi del debito.